No, il problema dell'autonomia differenziata non è tanto il problema delle differenze fra i territori, è la differenza tra le funzioni. Oggi, per esempio, fa conta di più avere o non avere Freccia Rossa che non essere vicini alle Alpi. Quindi l'autonomia differenziata è da inventare perché deve dare, e la Costituzione lo dava, perché nella Costituzione c'erano anche le autonomie funzionali, il giusto rapporto fra quello che dipende dal territorio e quello che dipende invece dalla funzionalità. Per cui, perché a me interessava fare questo discorso? Perché oggi i tedeschi hanno capito che gli uscenti a sfere passavano meglio di loro, no? E che senza freni tipo un passeio non riescono più a fare. Però noi dobbiamo invece rivendicare la nostra geografia, cioè che nel Mediterraneo ci siamo noi, perché oggi il Mediterraneo sta diventando il centro del mondo, la Cina si è affacciata, la Turchia lo vuole, voglio dire, francesi e italiani litigano per controllare la Libia, cioè il Mediterraneo sta diventando il centro del mondo. Quindi, non è una sorpresa che il nord d'Europa si sia svegliato a mostrare attenzione per il sud. Questo è un punto di forza. Ma lei ha detto che c'era un clima diverso 50 anni fa anche in Italia. Adesso che clima c'è invece? C'è un clima pessimo per colpa della nostra informazione. Voglio dire, l'elettore ha bisogno di essere in qualche modo informato bene. Oggi noi siamo disinformati perché l'informazione non si riferisce all'ultima questione, perché il discorso che la notizia vera non vende vuol dire che si vende la notizia falsa o sbagliata, e la gente tutte le mattine si beve notizie deformate, quindi poi vota nello stesso modo. Quindi noi dobbiamo tenersi presente che la democrazia vuol dire che il demo esercita il potere, ma deve saperlo esercitare, e lo impara a scuola o nell'informazione. Quindi questa è la sfida vera per l'Italia in questo momento. Quello che dico per l'Italia oggi è in pericolo perché ha disimparato a votare. Per cui il tentativo sarà quello di farne a meno. Invece bisogna, e per sapere come si deve votare, non basta sapere gli interessi del giorno per giorno, bisogna avere una visione, perché i valori sono nella visione. Ecco perché io non sono ottimista sulla democrazia italiana adesso, ma sono ottimista per esempio su quella lombarda, perché le nostre funzioni strutturali ci obbligano a non essere provinciali. Non possiamo permetterci di fare sui provinciali.